Il Wine in Moderation si celebra oggi, Vendemmia 2023, un'annata con il segno meno, il commento di Marzia Varvaglione, presidente Agivi. A Verona c'è il Wine to Wine, due pubblicazioni dedicate al vino degne di nota. Horeca Short News è offerta da Rime Uve Cup, partecipa al Craft Competition 2024. Maschio dei Cavalieri, la differenza è nel cuore. Ferrarelle, per la tua sete di piacere. Buongiorno e bentrovati nel podcast di Horeca Channel Italia, puntata oggi dedicata al mondo del vino. Cominciamo con la notizia del giorno, Wine in Moderation, in programma proprio oggi 8 novembre, la prima giornata internazionale dedicata al consumo moderato e responsabile di vino, alla quale aderisce Unione Italiana Vini, socio fondatore di Wine in Moderation, che punta a sensibilizzare e coinvolgere gli stessi consumatori nella promozione di una cultura del bere con moderazione. Vendemmia 2023, un'annata in cui il caldo torrido, grandine, forti precipitazioni e conseguente sviluppo delle malattie della vite hanno prodotto non poche difficoltà in gran parte delle regioni italiane, incidendo o in alcuni casi addirittura segnando irreparabilmente vendemmia e conseguente produzione del millesimo. Ascoltiamo sul punto il commento di Marzia Varvaglione, presidente di Agivi. Buongiorno a tutti e grazie mille per l'invito. La vendemmia 2023 è una vendemmia che tutti noi produttori ci ricorderemo, è una vendemmia che rimarrà negli annali. È una vendemmia che dal nord al sud Italia ha subito sicuramente tantissime precipitazioni, poi al netto di qualche grandinata sparsa, seguite poi da forti caldi. Per quanto concerne la Puglia, che è appunto dove noi abbiamo l'azienda, nell'area del primitivo di Manduria, queste grosse precipitazioni hanno portato alla peronospora, ma come del resto in tutto il sud Italia. Ovviamente questo ha comportato una vendemmia molto scarsa in termini di quantità. Lì dove però le piante si sono salvate, possiamo dire che è stata comunque una buona annata dal punto di vista qualitativo. Questo sicuramente è riuscito a far fronte ad una diminuzione della produzione, considerando anche gli andamenti dei mercati internazionali che sono leggermente in calo. Quali timori per il comparto? Sempre Marzia Varvaglione. I rischi più concreti per tutto il comparto vitivinicolo italiano sono sicuramente le etichettature, quindi dall'Unione Europea vogliono costringere a mettere su tutti gli alcolici e superalcolici queste etichettature che andranno a paragonare addirittura il vino al fumo, e questo ovviamente è un qualcosa che preoccupa tantissimo tutti i produttori, ma in realtà poi tutta la filiera, anche a chi commercializza. E l'altra sfida per il futuro sarà dedicata agli alcolici, o meglio ai prodotti no alcol e low alcol, di cui sentiremo parlare tantissimo nei prossimi mesi. Fra le tante manifestazioni ed eventi dedicati al vino in programma in questo mese di novembre, segnaliamo il Wine to Wine Business Forum dal 13 al 14 novembre a Verona, organizzato da Vinitaly, evento rivolto ai professionisti del settore vinicolo con oltre 70 seminari, masterclass e workshop guidati da esperti di settore che trattano tematiche come nuovi trend di mercato, strategie di marketing, enoturismo, innovazione, diversità e sostenibilità nel mondo del vino. Ecco due speciali pubblicazioni dedicate al mondo del vino. La guida ai 100 migliori vini e vignaioli d'Italia, edita dal Corriere della Sera. E poi l'altra pubblicazione da segnalare ai wine lovers è l'Atlante dei vini insoliti, firmato da Pierrick Borgholt. Attraverso testi e bellissime foto si parla di vendemmie notturne, un vino della pace che riunisce più di 600 vitigni di tutto il mondo, viti di 15 metri di altezza in Italia e in Portogallo, i vini di ghiaccio del Quebec, il vino del deserto del Gobi e tanti altri vini davvero insoliti. Insomma, un viaggio in un mondo meraviglioso, quello del vino. Bene, nel frattempo questa puntata è finita. San Martino è alle porte quando, come dice il proverbio, ogni mosto diventa vino. Grazie per l'ascolto e buona giornata.